Hola Pepeños, che tal? Benvenuti in questo nuovissimo video. Qualche settimana fa ho fatto un video che si chiama Adesso Basta, nel quale vi invitavo a dire con me adesso basta a tutte le cose che non ci piacciono di questo mondo. Una delle cose che ho toccato in quel video è il bullismo. E recentemente, perlomeno qui in Spagna, Google e YouTube hanno lanciato una nuova campagna che io liberamente ho tradotto hashtag io ci sono. È una campagna contro l'odio e il bullismo in rete. A tal proposito, per raccontare a tutti quanti voi, soprattutto voi ragazzi che magari siete in questo momento vittime di bullismo, non soltanto fisico, diciamo materiale, ma anche online, volevo raccontarvi un po' la mia esperienza. Non poche volte, sia su Instagram che qui su YouTube, ho lasciato trasparire il fatto che da piccolo io sia stato vittima di bullismo. All'epoca, anche se sono giovane, però non si chiamava bullismo, semplicemente lo si vedeva, perlomeno nella mia città, tristemente, come una cosa normale. Vengo da una città anche molto particolare, quindi i problemi sono iniziati, e poi anche grazie al cielo finiti, alle scuole medie, dove ero il ragazzo più delicato, gentile, come dicevano alcuni anche professori, perché suo figlio è molto gentile nei modi di fare, quindi viene preso di mira. Che significa essere gentile nei modi di fare? In ogni caso, molti hanno iniziato ad insultarmi fuori scuola o anche in classe. Mi sentivo gridare da dietro: ricchione, ricchione, frocio. Sai, quei simpaticissimi appellativi che cioè, vabbè, ma tu chi sei? No? Da che mondo vieni? In ogni caso, è una cosa che ha portato a chiudermi ulteriormente in me stesso. Io ricordo che per tantissimi anni, quando anche dovevo alzare la mano o per stare a chiedere magari indicazioni a qualcuno o parlare semplicemente con un estraneo per un qualsiasi motivo, mi entrava l'ansia. Ma lo giuro, un'ansia enorme. Pensavo, e se anche loro magari pensano di me quello che dicono i bulli che mi bullizzano a scuola? Avevo una voce un po' più acuta rispetto agli altri, che ho già delle voci molto più mature, ed ero anche un po' cicciottello. Quindi, fra una volta addirittura mi ricordo, al portone di casa di una mia amica, la stavo aspettando. Passa un tizio e mi dice: ah, ciccia bomba, ciccione. Poi chiaramente gli insulti riferiti all'orientamento sessuale non sono finiti mica lì, a scuola e fuori scuola. Una volta ho anche detto: guarda, adesso basta. Gli dico uno di questi bulli che la devono smettere di rompermi le scatole. E sono andato a casa con un pugno, ecco. Sono cose che in quel momento mi facevano tantissimo male. Infatti ero molto chiuso, non volevo parlare con nessuno, avevo davvero fatica ad espormi addirittura anche a casa, perché avevo paura che in qualche modo anche a casa potessi essere giudicato male. Ho fatto anche il ballerino per molto tempo, balli da sala, tango, valzer, e quello era un altro motivo di prese per il culo enormi da parte di tutte le persone che mi guardavano. Da una parte ero fiero perché vincevamo un sacco di gare, ho vinto un sacco di primi premi e ho fatto anche delle esibizioni, eppure ogni volta che dovevo esibirmi, e i miei genitori lo sanno, poverini, hanno dovuto sopportarmi tutti quegli anni, piangevo disperato perché non volevo esibirmi. Poi i miei genitori, con tantissima pazienza e tantissimo amore, mi hanno spronato, hanno cercato di farmi un pochettino sciogliere, e io lo dico anche un po' ai genitori che sono lì preoccupati per i loro figli. Purtroppo è una cosa che deve, un cambiamento che deve venire un po' all'interno di noi. Voi potete fare del vostro, quindi darci il vostro supporto e farci capire che c'è qualcuno nel mondo che ci ama e che non ci sta né giudicando né insultando. Però lasciateci anche il tempo poi di maturare e di comprendere che in realtà la gente che ci insultava sono semplicemente quattro buzzurri da capanna in campagna, praticamente. Quindi la cosa poi che mi ha, proprio nel mio caso, aperto tantissimo poi successivamente, è vedere come i miei voti, la mia vita andava sempre meglio, e invece vedevo loro che rimanevano bloccati lì dove erano, nel solito quartieruccio dove abitavano. Molti sono finiti pure in carcere, molti, alcuni sono anche stati uccisi, perché dicevo, la mia città non è una città facile, e quindi molti sono morti, insomma, credo uno o due siano anche morti. E oggi voglio essere qui e dire a tutti quanti voi, Pepegno, ma soprattutto se conoscete qualcuno o tu stesso che stai guardando questo video, sei vittima di bullismo, che sia fisico a scuola o che sia online, non lasciare mai e poi mai che ti dicano che non vali. Ricordate che non siete assolutamente soli, che sia vostra madre, vostro padre, degli amici o vostra sorella o semplicemente io. Io vi voglio dire e gridare a grandissima voce che io e tutta la famiglia di Pepeños siamo con voi. Qui nessuno vi sta giudicando, nessuno vi sta dicendo che sei sbagliato. Anzi, siamo qui per supportarti e dirti che sei speciale, che vali tantissimo. Quindi se vuoi aiutarmi e diffondere questo messaggio d'amore e dire no all'odio e al bullismo,
online e fisicamente e verbalmente, condividi questo video con l'hashtag io ci sono, o semplicemente una tua foto con un più uno che qui non si vede sulla tua mano, come ho fatto anch'io su Instagram, per dare la tua parte, per dire a chi sta soffrendo in questo momento, magari in silenzio, in casa, che non è solo, che non deve stare a casa a piangere in silenzio, che ha una grandissima forza alle spalle, che è quella che gli stiamo dando in questo momento noi. Il bullismo nasce dall'ignoranza, nasce dall'odio, e abbiamo già un mondo che ci dà tantissimo odio ogni giorno, quindi andare ad aggiungere altro odio non fa altro che distruggerci lentamente. Seguimi comunque su tutti i social, su Instagram e su Facebook, a Io So i Pepe, e io sono qui ogni mercoledì con un video di questo tipo, un video magari anche un po' più sciallo, e la domenica con un video di spagnolo. Grazie mille per aver visto questo video. Hasta luego!